Marco, quando la vedrà Marco Sicari, sa che capo ufficio sta. Grandissimo. E io vado a memoria, una mattina da disoccupato, mi trascino da anni, una situazione psicologica infernale. Una mattina io ho la TV in macchina e c'è Franco Bragagna che fa il suo spettacolo. Credo fosse il mondiale, la Coppa del Mondo, lei a un certo punto, un paio d'anni fa, era primo, c'è stato un attimo o secondo, adesso non ricordo, e io l'ho scoperta lì, quanto arrivò quel giorno, ha capito la... Credo sia la Taycan, la Coppa del Mondo, che arriva ai terzo. Poi. Ecco, e dove fu? A Taycan, in Cina. Ecco, era una mattina, 2019, può essere, 2019? 2018. 2018, io l'ho scoperta lì, pugliese di... Di Bari, provincia di Bari. Noi, no, il paese si chiama? Palo del Colle. Io conosco Gioia del Colle, per il Colle. Palo del Colle, abitanti? Sono 23.000. 23.000? 22, sì. Sì, che sono tanti. A Reggio Emilia non l'ho mai sentito. Antonella invece è di? Lei è di provincia di Taranto, Mottola il paese. Mottola la conosco perché il paese vado a memoria di... Gigi Mastrangelo del Palauista. Massimo, la sua storia è proprio dall'inizio, se le va, se non è troppo strano, dove ha fatto elementari, medie e superiori, il percorso scolastico e poi in parallelo quello sportivo. Al paese suo immagino sì, l'elementare, sì, si chiama l'elementare? La scuola elementare si chiama D'Avanzati. Poi la media? Poi la media a Mastro Matteo, sempre a Palo del Colle. E poi sono andato invece all'Civitale Giordano a Bitonto per le superiori, che era sì, ragioneria per il informatico. Fa l'università? No. Gli anni sono? Sono 29 anni. 29? Sì, faccio quasi 30. Faccio due calcoli, bella marcia longeva. Mi aiuti, chi è Kosenioski, quello che ha quasi 50 anni? Robert Kosenioski. Bragato, ne ha fatti 51 e ha annunciato il ritiro. E si chiama? Garcia Bragado. Ah, Garcia, io lo conosco come Garcia. Vabbè. Ne fa altre due? No, ha smesso, ha deciso di ritirare. No, lei. Io Parigi sicuramente, poi vediamo. Ah, sento un bel accento da Lino Benfi. Scherzo. E che squadra tiene il calcio? Nessuna. Quindi, forse la Bari. La Bari, quindi è provincia di Bari. Sì. Oh, dicevamo, lo scolastico l'abbiamo fatto. Ha sempre fatto solo marcia, Massimo? Io ho iniziato a 10 anni con l'atletica, quindi un po' di mezzo a fondo. Poi non avendo le strutture a Palo del Colle si provavano in gara i concorsi, i lanci, eccetera. E poi a 13 anni ho iniziato con la marcia. E... Mi aiuti perché rischio figuracce, eh? Allora, lei ha vinto la... 50? La 20. La 20. Antonella ha vinto? La 20. La 50 invece l'ha vinta? L'Olimpia? L'ha vinta il polacco. Poi? Poi aspetti, quindi avete vinto entrambi la 20, però al femminile è come la 50, non esiste la 50 al femminile. No, non esiste la 50. Io ricordo Annalisa Cisotti vinceva 10. Gli europei la 5. Sì, ricordo anche una 5, sbaglio? Può essere, sì. Göteborg, Svezia, quando è scomparsa intervistai per la Gazzetta del Sud Messina, Betty Perrone, Rossella Giordano, Eric Alfridi, cercai comunque loro. E Massimo, la magia della marcia, a me piace da impazzire, Bragagna so che l'aveva praticata, sì. Aveva subito 2 ore e mezza di interrogatorio fino a un caro collega, fino alle 5:15 è venuto a Reggio Emilia, che è la mia città, per un premio, però... La gente impazzisce per i 100, cioè la gente impazzisce per Jakov in quanto 100, per Tortu in quanto velocista e per Tamberi, lui poi, io ho sbagliato con lui perché ha una situazione, c'era un evento, ero molto stanco, mi sono permesso di chiedergli se lui ci fa o ci è. Ho usato il termine pagliaccio, non l'avessi mai fatto. Da allora eravamo amici, avevo fatto per Stampa Nazionale, purtroppo me lo sono giocato. Adesso a Zurigo gli ho fatto qualche domanda online, ma è dura perché... Dico, la gente impazzisce per altro, Massimo. Ed è un peccato, perché è molto faticoso quello che fa e ha fatto un'impresa in parallelo ad Antonella strepitosa. La gente, c'è chi lo capisce e chi non lo capisce. Sposato, fidanzato? Sono sposato da 5 anni. Ah sì, mi aiuti, mi scusi. Ora ricollego. La moglie è? Fatima. È araba di?
Marocchini. E senza Covid sarebbe venuta all'Olimpiade? Assolutamente sì. È padre o non ancora? Sì, sono padre di una splendida bambina di 7 mesi e mezzo. Si chiama? Sofì. Scritto Sofì, eh? Sofì, o sì. Col PH. Quindi un po' all'araba. Ah, mi scusi, la cosa più bella, perché mi è venuta in mente in corsa, lei si è convertito al musulmanesimo, diciamo. All'Islam. All'Islam, sì. E cosa pensa la sua famiglia di questa scelta che è forte? No, diciamo che la mia famiglia non entra in merito, nel senso le scelte sono le mie, la vita è la mia, quindi mi lascia abbastanza libero. Invece non ha pensato di convertire al cristianesimo Fatima? No, comunque, perché diciamo per avere un buon rapporto con i genitori era meglio che lo facessi io, poi nessuno me l'ha chiesto, l'ho fatto io di mia spontanea volontà. Comunque è una scelta inconsueta per un italiano, ne è consapevole? Secondo me nulla è inconsueto, nel senso no, cioè, è la gente che lo dice. Pratica? Sì, certo. Ma ci sono chiese, sì, ci saranno anche le moschee. Sì, ce ne sono anche a Reggio Emilia, ma vabbè, una volta magari andrò anche a raccontare. E da quanto si è convertito? Sono da quando ci siamo sposati, 25 anni. E fa il Ramadan, eh? Se ci fosse stata l'Olimpiade l'avrebbe osservata? Penso di sì, non lo so. Penso di sì. Mi aiuti? Era la prima di Olimpiadi? Prima Olimpiade. Quindi oro olimpico, quanto ha dato di distacco? Perché non, qua, se non devo scrivere ricordo male. Saranno 6 secondi se non sbaglio, al secondo. E chi era? Che nazione era il secondo? Giappone. Ok, mondiali, no, c'è la Coppa del Mondo che equivale al mondiale. Sì, campionati mondiali a squadre si chiama adesso. Ah, ma Coppa sono staccati rispetto a Eugene, lei non va? Eugene sono i mondiali, faccio i mondiali estivi. Ok, quindi lei andrà a Eugene, quanti mondiali ha fatto Massimo? Io ho fatto un mondiale. Dove? Doha. No, due mondiali, Doha e Pechino. Quanto arrivò? Doha 14esimo con la pit lane, Pechino 19esimo. Oh, e era, no, non era l'unico italiano, ce n'era uno, ricordo, inquadrato quel giorno? C'erano altri due, Francesco Fortunato che arrivò 15esimo e Tonto Donato. Che ho intervistato a Modena, però no, ho visto, ho conosciuto Federico Tontodonati a Modena, Federico. Ma lei c'era a Modena a settembre, ottobre? No, io ero a Palermo, nei CDS. Chi è il suo tecnico? Patrick Parcesini. Ah sì, di cui ho ascoltato la bellissima, la magnifica, insomma, ho ascoltato la... Bragagna si diverte a fare l'imitazione della R. Di dov'è Patrick? Patrick è di Latina. È cresciuta la tua. Voi fisicamente dove vi allenate? Noi a Ostia. Ma quindi lei fa. Ma la mamma. Sì, buonanotte. Moglie e figlia restano lontane quindi? Sono anche io un appartamento a Ostia. No, ma dico, cioè, nel suo anno, no? Quest'anno ad esempio, quanto è stato in famiglia? Ma oltre i due raduni che abbiamo fatto a Roccaraci di 3 settimane, dove loro comunque sono venuti a trovarmi. Solo quei raduni abbiamo fatto. Ah, non tantissimo. Oltre poi alla gara. Cioè. No, pensavo molto di più. A noi ci muoviamo poco. A quanto ho capito, ieri sera ho fatto in lungo i suoi colleghi del canottaggio a Sabaudia, loro stanno un po' di più in ritiro, no? Ah, boh, non lo so, noi... Lei si allena fisicamente vicino ad Antonella, cioè la giornata tipo, poi gliela chiedo, lei si allena insieme ad Antonella Panigiani? Sì, sì, nello stesso gruppo di allenamento. Quanti siete? Noi eravamo io, Antonella, Giusti, De Luca e Becchetti, 5. Chi è il nome di mezzo che mi ha detto? De Luca lo conosco, ma? Agrusti, un altro cinquantista che ha fatto le Olimpiadi. Agrusti. Quindi vi allenate con Patrick Parcesete. Tutti lì dove? Tutti a Ostia. A Ostia, quindi Ostia che è provincia... Ostia è Roma, perché è al mare. Okay. E lui invece è di Latina? Lui è di Latina ma abita a Ostia. Quanti, mi dice la giornata tipo svegliarle, anzi facciamo prima la giornata olimpica, non molta tensione o... Nessuna. Quindi c'è il fuso eccetera. Banalmente. C'è il fuso eccetera. Lei mette la sveglia a che ora? Allora, noi abbiamo gareggiato di pomeriggio, quindi la sveglia non ho messa. Ok. Allora, è andato a dormire a che ora? Ma io di solito vado sempre a dormire alle 10. Italiane? Sì. Poi vabbè, si è adattato, quindi va a dormire presto. Sì. In Italia allora, la giornata media, lei va a dormire alle 22, che è presto. Esatto. E si alza alle? Dipende se è inverno o estate. In inverno? In inverno mi sveglio anche alle 8. Ed estate? Estate in base agli allenamenti, quindi può essere alle 7, 7 e mezzo, anche 8.
se noi misurassimo le calorie della sua dieta, sono tante, poche, 5.000, 8.000? Non ho una dieta, io mangio in base alla mia fame, nel senso, e comunque seguendo i consigli alimentari. Ha un nutrizionista? No. E invece, quanto è alto, quanto pesa? 1,79 per 66 quando sono in fondo. Dopo una 20, no? A Doha è stato, no? Sì. Ecco, so che l'ho vista da più. Quanto ha perso lei? Un chilo? Un chilo di liquidi? Ah, boh, non... È stato male o non particolare? No, io stavo bene. Io in quei... Ed è arrivato, scusi? 14. Le ha chiamata Schwarzer? Le ha fatti i complimenti? No, ha solo scritto su un giornale che sì. Io ho letto che lui ha dichiarato sul giornale che era contento che avessi vinto e che non so se io ricordavo che lui non aveva consolato la Lenna, ma me lo ricordavo. E mi dice due cose, se le va, sui familiari di lei, sui suoi, che lavoro fanno, quanti anni hanno, di dove sono, stessi paesi, no? Immagino. Sì. Come l'ha conosciuta? Mia moglie, sempre lei gareggiava, faceva le siepi, e quindi ci siamo incontrati con i campionati di società. I famosi 3.000 siepi. Ma era tesserato in Italia? Sì, lei è cresciuta in Italia, è solo nata in Marocco. Qual è il paese della... Lei è il paese vicino Rabat. No, il paese italiano dove viveva. Ah, lei abitava in provincia di Varese. E cos'è arrivata al massimo nei 3.000 siepi? Non so, campionessa Italia? Vabbè, lei è criterium cadetti, è sempre arrivata seconda. Quindi è Fatima, scritto normale, Fatima, l'italiano. Sì. E il cognome è? Torino-Firenze. Invece, un accenno alla sua famiglia, Massimo, cosa fanno i genitori? Ah, mio padre è pensionato e mia madre è casalinga. Faceva il papà? Mio padre era segretario di scuola. Invece, e in che corpo di militare è lei? Io, Polizia di Stato. Polizia di Stato, anche il coach e anche l'allenatore, no? No, loro sono finanze. Chi c'era? Chi ha altri ori vinti alle Olimpiadi da Polizia di Stato, si ricorda? Tamberi, Jacobs, tutti. Nell'atletica. Tutti. Invece, le dico la verità, mi vergogno, ma non l'avrei mai riconosciuta. Anche perché magari, ad esempio, Oney Tapia, un po' per la fisicità, e la gente la riconosce tanto, lasci stare il suo, cioè qua, no? Quanti? Perché non avendo... Sono appena arrivato qua, quindi non so. Com'è cambiata la sua vita invece, Massimo? È migliorata, ma niente. Normale. Di che. E farà l'università? Non lo so, vorrei farlo, ma... Ha già pensato al dopo, no? Al dopo, dopo io vorrei fare il poliziotto cinofilo. Bello, affascinante. Invece Fatima farà la mamma tutta la vita, cioè... Attualmente sì, poi si vedrà. Invece Massimo, dietro proprio, ecco, il discorso della tecnica, mi aiuti, lei in finale ha ricevuto quante ammonizioni? Solo una, nel finale tra l'altro. Sì. Se voi, cioè, allora, di Bragagna io ho una stima smisurata, so che nel dubbio quasi tiene con... non è mai di parte. Fiona May ha fatto epoca, lei mi ha raccontato, Fiona May se l'è presa perché, quindi lui non è mai pro Italia nel giudizio tecnico. Lei l'ha rivista la gara olimpica? 4 volte. Perfetto. Non era neanche da quella ammonizione o meritava la seconda? Mi aiuti, arriva la squalifica con 3 gialli. Allora, 3 gialli che sarebbero rostre, rossi, se in pit lane al quarto si è squalificato. In pit lane cosa vuol dire? Hai uno pit stop? Pit lane nella 20 km ti fermano per 2 minuti e poi riparti. Bene. È una nuova regola. Se lei se l'andasse a rivedere con gli occhi del giudice, non meritava neanche quella ammonizione? No, quella ci stava. A quanto è arrivato? 2 chilometri dalla fine? Una roba così. Sì, negli ultimi 3 quando c'è stato un cambio di ritmo. Dei giapponesi o il suo? No, l'ha fatto. Prima giapponese e dopo lì. E dopo lei ha risposto. E automaticamente Massimo diventa il favorito per il mondiale di Eugene? In teoria sì. Secondo me io ero forte quel giorno, non da quel giorno in poi. Poi il mondiale del 24, no del 20... perdo gli anni, era
Dunque, sarebbe stato nel 20, no, quale sarà? Eugene 2022. Eugene 20. Poi il successivo nel 2023? Credo di sì. Dov'è? Non si so. E poi invece, molti sacrifici. A me non piace chiamare sacrifici, io ho scelto di fare la marcia, so che è fatica, tanti l'impegno psicofisico, l'impegno fisico dalla 20 a 50 è un 40% la 20. Io non ho mai fatto la 50 purtroppo. Come mai? Non ho mai avuto l'occasione a causa di infortuni vari. Tutte e due, mi scusi. La 50 era dopo o prima la 20? Dopo? Era dopo. Sì. Dopo. Se fosse stato iscritto, perché bisogna iscriversi prima, no? Ci avrebbe provato o da nulla? Non era possibile perché praticamente il giorno dopo non hai il tempo di recuperare. Però se fosse lontano, prendiamo, mi scusi, il mondiale che dura 8 giorni? Esatto, Eugene, sì, sono 7 giorni di differenza, tra 20 e 35. Ecco, 35 km? Sì, adesso a 50 è diventato 35. Mi dà una notizia, non la sapevo. Bragagna non ha mica, o mi sono distratto. Ma... No, probabilmente l'avrà detto, sì. Quindi a 35, beh, è tutto un altro sport. Magari la fa 35. Ah, io vorrei fare sia 20 che 35, anche perché a Eugene sono 7 giorni di differenza e quindi riesce anche a recuperare a poter doppiare. Massimo, quel giorno là in Cina, in quel paese che si chiama? Taikang. Ecco, lì valeva l'oro, lei valeva già l'oro. C'è stato un momento che era secondo, eh. Io ho buona memoria. Io non me l'aspettavo di poter arrivare terzo, sinceramente. E c'era anche un altro italiano che era pur quotato, che era Antonelli? No? Nella 20 c'ero io, Fortunato e Rubino. Ecco, Rubino, forse. E lì gli è le è mancato qualcosa per arrivare secondo, no? Poco, no? Io ed era la Coppa del Mondo, non mondiale. Campionati mondiali a squadre, si chiama, sì. La denominazione. Invece gliel'ho chiesto prima, ai mondiali normali che piazzamenti ha fatto? 14esimo a Doha e 19esimo a Pechino. Allora gliela giro così, il vero massimo è quello del terzo posto e quello del primo, ovviamente. Il vero massimo è di tutte le gare. Invece quante volte si è ritirato? Nella 20 ci si ritira poco, no? Io non mi sono mai ritirato di mia spontanea volontà, forse solo una volta mi ha tirato con il mio primo allenatore su 10 km e mi ha fermato. Come mai? Perché stavo girando lentissimo, io volevo continuare, ma l'ho detto basta. Invece Massimo, squalifiche quante? Spero mai. Invece no. Mi qualifiche tante? Non tante, ma 5-6 da cadetto. Poi mi hanno squalificato per un CDS allievo, mi hanno squalificato un campionato italiano assoluto sui 10 km. Queste tre, se non ricordo. Invece Massimo, in gara, no? Mi aiuti, il CT si chiama, dopo che me lo dice mi viene. No, ma non la gara, chi l'ha seguita? Parcese per tecnico c'era, Antonio non c'è, Parcese per... All'Olimpiade c'era lui? Sì. È riuscito a comunicare? Sì, avevano la postazione dove potevano essere i tecnici. E... Sì, nei rifornimenti? No, c'era sia i rifornimenti che una zona di vita ai tecnici. E quante volte l'ha visto durante i 20? 20 volte, perché erano 20 giri. Quindi la strategia era del coach o era sua? Quell'attacco lì, parte il giapponese, lei risponde, era concordato? No, assolutamente. Poi, tra uomo e donna, no? Se li mettessimo insieme, no? Mi aiuti, perché sì, si può dire. Lei ha vinto in un'ora e? 21:05. Antonella ha vinto in... Tra 29 e spicciolo. Ma pochino, cioè c'è poca differenza, relativamente poco. Sono 2 km, 8 minuti circa. Esistono le gare dei Masters? Sì? Sì. Lei si vede a 70 anni? No. Però sa che 8 minuti non è poi tantissimo. Ci sono discipline in cui c'è maggiore differenza o di potenza fisica. La tecnica, Massimo, anzi, da quanti anni marcia? Io da quando avevo 13 anni, quindi sono 16 anni di marcia. Beh, non hai iniziato da bambino, cioè 13 sono pochi. È da cadetto, ultimo anno ragazzi. E come l'ha scelta? È figlio d'arte, no? No, è l'ultima spiaggia dell'atletica. Cosa ha fatto prima? Avevo provato un po' tutto. È sempre 20, vero, la distanza corta? No, alla prima gara che ha fatto erano 5 km. 2 km da ragazzo. Alle scuole medie? Ho il record italiano su 4.000 metri. Quindi adesso è polizia, a ritroso le sue società sportive? Era atletica di Molfetta.
con cui gareggia ancora tuttora per il GDS, e poi siamo lì a Palo. Ma cos'è il GDS? Che non riesco a capire. Cosa il vuoi campionato dire? Di società. Ah, mi scusi, no, mi chiedevo cosa fosse. Quindi Atletica Molfetta, poi? Atletica del Molfetta e siamo lì a Palo, la prima in assoluto. Padova? Palo. Palo, che è il paese. Palo del Conte. E senta, ma ne parlavo con le ragazze loro, ma non me l'ha mica detto bene. Davanti a un pubblico, anche perché c'è il Covid, quante feste ha fatto per lei e o Antonella? Una? L'avete già fatta? Io devo ancora fare quella del mio paese. Al paese, quando la fa? La faccio il 26 di ottobre. E invece, ma allo stadio, aspetti, lo dico io, Via del Mare, Lecce, Santa Vittoria, il Vecchio, quello di Bari, si chiama, mi aiuti? Bella Vista. Bella Vista, va bene. Ah, o il San Nicola. Dice, sì, San Nicola. Non è previsto un... No, io previsto. Sappia no. Lei è tifato molto dai pugliesi o molto dai baresi? Non lo so. Invece, alla voce sogni? Quindi avete, ho saputo, 180.000 euro, no? Sì, 180 tassati però. Da tassare. Cosa fa? È già andato in vacanza con Fatima? Sì, sì, sono andato in crociera quest'anno nelle isole greche passando da Olimpia. Adesso, dopo l'Olimpiade? Sì, sì, sì. Quanto? Ah, una settimana. Alla voce follie, ma nessuna, no? Nessuna macchina. Che macchina ha? Volkswagen Tiguan. E invece la familiare, con la bambina. Alla voce idoli, Massimo? Ivano Brugnetti. Sa che mi piacerebbe sottoporlo? Qua, 2 anni fa, o 3, feci per la strada, c'era anche la moglie, in CT La Torre, non immaginavo. C'era, a me basta poco per capire la grandezza, onestamente non mi aspettavo che... Era un amico, Locatelli di nome, mi aiuta, Elio, una straordinaria disponibilità immeritatissima da parte mia. So che era è un classe 43, era. Sono molto amico di Francesco Guagliati, di cui in intervista mi disse ogni male gibilisco. Il coach la vide e fece un'intervista riparatoria sul Gazzettino e mi disse guarda che gibilisco, guarda, va bene? Massimo Magnani è un carissimo amico, abbiamo iniziato con Sky, però è incredibile che questo signore abbia cambiato la storia dell'atletica. E con Stefano May, che ho letto sul Corriere della Sera, ho letto tipo ad aprile che non lo voleva confermare. E è veramente un fuori classe. Antonio ha vinto con Ivano Brugnetti e comunque da quando c'è lui si vince, quindi merito suo o no. Anche in Coppa Europa, come si chiama adesso, Bruno Zauli, si sono visti i risultati un anno fa, 2 anni fa. E il giorno della sua era sul circuito anche lui? No, purtroppo con il Covid, io dovevo essere a Tokyo, a Sapporo non poteva fare il lei era a Sapporo, dove però... vinse? Mi aiuti, Piero Gross, no? Vinse un mito del... Tony, no. Senta, com'è essere commentati da Baragagna? A me ha insegnato, noi abbiamo 12 anni di anagrafe alla di differenza, a me ha insegnato la geografia, il racconto, l'ironia. Abbiamo un difetto insieme, non lasciamo parlare gli altri, però parliamo di un... è un privilegio per lei o... Oh. Il carisma che ha Bragagna, le conoscenze, è informato su tutto, secondo me non ce l'ha nessun altro. Mi aiuti, la voce di Discovery dell'Atletica, io l'ho sentita ma non l'ho colta bene, se lei se lo ricorda, chi l'ha commentato. Invece con Antonella siete molto amici o... Sì, sì, siamo amici, noi ci facciamo tutte le gare da quando eravamo piccoli praticamente, dalle rappresentative. A me Antonella è qua? Dovrebbe essere qui. Cioè, a me piace la... per la Margherita quando ha vinto una medaglia olimpica. È sposata, mi hai detto? Sì, è sposata. Tra l'altro, Massimo, voi siete normali così? Cioè, lo era prima, lo è rimasto adesso. Cioè, non mi ha detto, scusa, ma non ho tempo, devo andare a dormire, ti chiedo il mio menù. Neanche mangiare. Ecco, no, adesso la lascio. Adesso la lascio. Però dico... È la marcia, siete voi, è l'essere pugliesi? Io parlo per me non è cambiato nulla, sia il giorno al Palmares, ma la persona che ero sono rimasto, non è che cambia. Avete ricevuto i complimenti, che so, di Lino Banfi? No, non l'avete sentito, non lo conosco. Lino Banfi in realtà è un mio lontano parente. Di dov'è? Barese? Di? Lui è di Canosa di Puglia, se non sbaglio. Quanto è lontano dal suo paese? Ma sarà una mezz'oretta.
L'ha conosciuto, no? Sì. Purtroppo no. Alla voce monumenti della Puglia, Pietro Mennea, Antonella Palmisano, lei chi mi dimentico, anche di premi Nobel, personalità. Mi aiuti perché sono emiliano romagnolo, sono lontanissimo dalla sua terra. Non ho mai scritto, mi hanno pubblicato gratis per farmi un piacere alcuni articoli sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Scrissi invece una ventina di anni fa per Repubblica Bari, grazie a un collega. Quindi Walter Magnifico del basket. Lo conosco? Ma io non sono molto informato sugli sport. Cioè... No, anche fuori, tipo grandi personaggi comici. Come... Checco Giallo è, poi non lo metto. Eh? Checco Giallo. Ah, bravo, sì. Grazie. Grande. E invece, tempo libero o qualcosa di singolare, Massimo? Oh, prima che arrivasse la bambina giocavo a PlayStation, un po' di netto, così. Adesso, quando ho tempo, sto con mia figlia. Poi invece, squadra del cuore, la Bari. No, diciamo. Ho detto la Bari, ma simpatizzante, non è che... Per l'Italia, scusi, all'Olimpiade, no? Ha avuto tempo di vedere qualcos'altro, no? Perché non si poteva... Il Covid era tutto serrato. Tra quella grande estate, olimpica, europei, tutto quello che sappiamo, si è entusiasmato per Antonella, per se stesso e? Per tutti. Per tutti. Cioè per Vito dell'Aquila che ha vinto l'oro. Che è di Mesagne. Che è di Mesagne. E poi Brindisi. Per Gigi Samele che ha vinto l'argento nella scherma il primo giorno. Che è laggiù che non me la farà mai, chiusa parentesi. E poi? Poi quando ho visto continuare a vincere medaglie, poi Jacob si è cambiato 10 minuti, va, me l'hanno vincendo tutti, posso vincere anche io. Massimo, la lascio ormai con questo. Quanto fa il DNA, vede che io la pancia, ad esempio mangio di notte, gelato. E quanto fa l'applicazione, cioè quanto il suo sport è DNA, talento, perché un conto è il calciatore, no? Il tocco di palla, la classe a basket, e quanto fa invece la grande determinazione? Quello che di DNA ci deve essere un minimo, quello sicuramente, ma poi il resto è tutto quanto ti impegni, quanto vuoi arrivare al risultato. Massimo, mi aiuti, poi lei è giovane, non capita mai che un marciatore faccia maratone e viceversa. Non neanche a fine carriera. Ma io non so proprio cosa, perché ecco, la mia tecnica di corsa è pessima, quindi vado più veloce di marcia e non di corsa. Ecco, un po' di Stefano Baldini, Reggio Emilia, se facesse marcia non sarebbe così competitivo, no? Ma non è detto, perché diciamo il motore è quello, è soltanto questione di tecnica del gesto tecnico. Voi della marcia, sono, guardi, alla mezz'ora stop, se mancano gli ultimi 3 minuti. Lei, chiudendo gli occhi, non sogna di essere Cristiano Ronaldo, lei sa che calciatori è tutto un altro mondo, i riflettori, guadagni. Volevo diventare ricco e famoso, non facevo la marcia. E invece è popolare anche in Marocco grazie a Fatima? Un po' sì, sia in Marocco che anche in Giappone. Ha gareggiato in Marocco? Ma? No, mai, non sono mai stato in Marocco. Mi aiuti, la Diamond League, che io ogni tanto ho fatto quando c'è un record del mondo, strappo il messaggero, diciamo, fallo per il sito, dai Vanni, va, fammi anche il cartaceo. Voi non siete mai, vero? Noi mai messi la mente, da tanto tempo non siamo nei miti. Quindi, ecco, voi siete Olimpiade, Mondiale, Europeo, Coppa del Mondo di marcia e... Coppa Europa. Abbiamo finito. Ma in Italia ci sono i campionati italiani? Vabbè, sì, i campionati italiani. Dove ci sono stati? Sì, ci sono stati a Grottaglie, quest'anno sono la 20. A Grottaglie per voi, in onore a voi. Non ho gareggiato a Grottaglie. Antonella ne ha? Nemmeno Levisa. Grottaglie e Bari, no? No, dovrebbe essere tanto. Sì. E l'altro, quello indoor o outdoor? Qui c'è anche indoor, il 5.000 indoor. Dove l'avete fatto? Se non sbaglio l'hanno fatto. Non è andato. Io non ho fatto nemmeno un campionato italiano, perché l'ho rotto sempre. Invece il primo grande risultato della sua carriera quale fu? Secondo me... Quella Coppa del Mondo a Cina, no? L'Europeo Under 23, dove arriva il quarto. Dove? A Tampere, che questo è diventato secondo a causa d'oro. Mai sfiorato di sospetti, di nulla, no? Di doping nel suo, ovviamente no. Qual è il doping giusto per il marciatore, no? Forza di volontà. No, intendo, non voglio... Il doping, sì, credo non voglio... l'epo. L'eritropoietina? Credo di sì. E nessuno ha squalificato, né per doping, nessun a Tokyo, nessuno, no? Attualmente no. Io so. Invece chi l'ha premiata, che non mi ricordo? Era un governatore giapponese, ma la medaglia l'ho messa da solo, sempre per il causa Covid. Ah, certo, certo. Invece, alla voce sogni, Massimo, ancora qualcuno? Ah, beh, certo, c'è sempre Parigi 2024.
Ma invece non nella vita, tipo... nella vita sicuramente regalare una sorellina, un fratellino, suo figlio, senza vita. Invece, Massimo, mi aiuti, perché lei è professionista di questo sport da sempre? Sì. Diciamo non ha mai lavorato? Mai, faccio solo un giorno di volantinaggio. Ok, e quindi si è sempre allenato, ha studiato, si è fermato quindi con le superiori, dicevamo diploma in? Ingegneria per il informatico. Ok, al dopo carriera ha pensato? Stavo dicendo sì? Poliziotto cinofilo, vorrei fare. Quindi con i cani insomma? Sì, sarebbe... sì. Invece è comunque... è riuscito a vivere della sua passione, tanta roba, per quello mi dice... Infatti mi sento fortunato in questo, perché non tutti purtroppo riescono. Se non avesse fatto... ha provato tutta l'atletica. Sì, sì, ho provato un po' di tutto. Ma anche disco, quelle robe strane, no? Ah, il Vortex, perché ero piccolo. Invece, extra atletica, c'è uno sport in cui sarebbe vagamente competitivo? Non ho mai praticato altri sport, quindi non ne ho idea. C'è un grande personaggio con cui ha un bel film? Cioè, intendo, a parte Lino Banfi, intendo, non so... No, no, un grande, lascia stare Jacobs e Tamberi, ma intendo, non so... Allegri piuttosto che un poeta, no, il governatore della banca. È stato celebrato in Regione Puglia, sì? No? Non sono andato. Ah, non è andato? Un impegno purtroppo già. Dico, non è in grande confidenza con un grande... Chi è il più grande personaggio con cui ha un grande rapporto personale? Forse Antonella Parmigiano. Sì, vabbè, ma non vale quello. Dico, ad altissimi livelli. Le sono arrivati miliardi di sponsor, no? Attualmente sì. Ah, benissimo. Il manager è? Magnani, Marcello. Grandi, è un caro amico. Gliela farò vedere. Ah, quindi tutti gli sponsor passano da lui, insomma. Sì, io quest'anno ho messo il manager Marcello perché prima con la maschera... Ma ne ha di suoi personali, sì? Di sponsor ancora no? Io non ho mai avuto uno sponsor con contratto, cioè al massimo mandava qualche occhiale, qualche scarpa, ma niente di... Le ha usate a... Ha usato sì, quei sì, materiali? No, a Tokyo in gara aveva quello? Sì. Con occhiali da sole, calzini. Come si chiamano? Sì, salici occhiali, compression zone, le calze. Gli occhiali si chiamano? Salici occhiali. Invece, è un marchio italiano. E dov'è che la marcia è religione? Mi pare di capire Giappone. Dov'è che se lei sarebbe infinitamente più popolare? Ma forse in Spagna. In Spagna dove c'è Garcia? O in Ecuador. In Ecuador? C'è Perez, Jefferson. Ecco, Jefferson Perez, straordinario. E farà mai da Bobo TV una roba così? Non le piace tanto essere personaggio a Parigi? Se la chiamano a Ballando con le Stelle, ci va? Non lo so, non so ballare, cioè, magari qualche altra trasmissione un po' più di cabaret probabilmente. Ah, di cabaret. Sono un po' più appropriato. L'ultima curiosità è sul piano intellettuale, c'è il suo libro dei sogni, un qualcosa, è religioso? Ah no, pardon, molto quindi, ma prima era molto cattolico ed è diventato... Era normalità. E un libro, ad esempio, non chiedo mai, una scaramanzia ce l'ha? Oltre a quelle... Non si dice? Prima della gara mi guardo sempre il video della vittoria di Atene di Ivano Brunetti. Invece dico un qualcosa di intellettuale ce l'ha, non so, le piace un poeta, uno scrittore, un... Ah no, il mio libro preferito si chiama Mindfulness, che ha una copertina arancione, non mi ricordo adesso. Mindfulness è mentalismo, insomma, una roba... È qualcosa che ha a che fare con il flow, con... Fra i grandi a parte Ivano Brunetti che è la sua disciplina, c'è uno che incendia, che rappresenta un suo mito, non so, Michael Jordan, anche non lo... Michael Jordan? No, gliene ho detto uno per dire. Cassano, no. E lo conosce? Cassano no, se lo incontro qua. No, c'era. Lo so che c'era. Forse è passato da... Erano loro, erano Vieri. Sì? Sì, secondo me. Ecco. Là c'è Vieri Adam. Magari mi ha fatto un regalo enorme.